Buonasera a tutti quanti, ben ritrovati ragazzi, è terminata anche la seconda giornata, il Day 2 per quanto riguarda il terzo torneo del Grand Slam, l'appuntamento con i Championship con Wimbledon. Una Day 2, una seconda giornata che si è aperta decisamente con la notizia shock, una notizia che non avremmo mai dovuto sentire, invece è arrivata, una notizia davvero negativa per il tennis azzurro, con il ritiro, l'eliminazione, il ritiro anticipato prima dell'esordio contro Christian Garin al primo turno da parte di Matteo Berrettini, colui che lo scorso anno si era spinto fino all'atto conclusivo, fino alla finale, poi persa in 4-7 da Novak Djokovic dopo aver trionfato nel corso del primo set. Ragazzi, continua un 2022 davvero negativo per il tennis azzurro e soprattutto per Matteo Berrettini, che dopo l'infortunio al polso, dopo la non partecipazione, dopo l'esclusione, dopo aver saltato sia Roma, la sua Roma, sia aver saltato il Roland Garros dopo la semifinale conquistata a Melbourne Park all'Australian Open 2022. La non partecipazione a Roma, la non partecipazione a Parigi al Roland Garros, il rientro, le vittorie a Stoccarda, prima a Stoccarda e poi al Queens, e adesso la positività alla Covid dopo il ritiro da parte di Marin Cilic, finalista nel 2017, un giocatore che decisamente poteva dire la sua in quel di Wimbledon dopo la semifinale persa contro Casper Ruud al Roland Garros. Ecco ragazzi, dopo il ritiro per Covid da parte di Marin Cilic, ritiro anche per Matteo Berrettini. La giornata 9 del tennis azzurro poi è continuata con l'eliminazione da parte di Camila Giorgi nel tabellone femminile, ne parleremo nella giornata del rientro a Wimbledon prima di Rafael Nadal nel centrale, dopo pochi minuti il successo, la vittoria numero 36 consecutive, 36esima vittoria consecutiva in questa stagione davvero pazzesca per Iga Swiatek sul centrale, sul center court per la tennista numero uno al mondo, per la tennista polacca. Il successo ritrovato dopo 3 anni dalla semifinale persa contro Re Roger Federer, contro l'amico, contro il tennista svizzero per Rafael Nadal, contro Francisco Cerundolo in 4-7. La vittoria al quinto, seppur tremando, di Nick Kyrgios, l'eliminazione di Felix Auger-Aliassime lo scorso anno fermato ai quarti di finale proprio per mano di Matteo Berrettini, è stata una giornata decisamente dalle mille emozioni, dalle mille sorprese, aspettando già il secondo turno che infiammerà il Day 3, il terzo giorno dei Championship. Cominciamo con il classico recap come abbiamo già effettuato ieri per quanto riguarda il Day 1, il primo giorno di Wimbledon. Partiamo decisamente dai due tiri che hanno coinvolto prima Marin Cilic e poi anche Borna Koric. Partiamo dal successo 3-7-2 di Grenier contro Usler, 6-3, 7-6, la rimonta del tennista svizzero, 7-6, 6-2, il successo, quinto set per Grenier per 6-4. Vittoria in 3-7 per Peniston, per il tennista britannico, 3-7-0 contro lo svizzero Laxosen, 6-4, 6-3, 6-2. Vince Sebastian Baez contro Tori Daniel, 6-4, 6-4, 7-5 per il tennista biceleste, 3-7-0 anche per David Goffin contro il moldavo Albot, 6-2, 6-2, 7-6 per l'ex top 10. Ritiro per Grigor Dimitrov dopo aver trionfato nel corso del primo set, il ritiro per il tennista bulgaro dopo il successo 6-4 nel primo set, Johnson era avanti 5-2 nel secondo, Steven Johnson al secondo turno.
Vittoria al quinto set dopo essere stato avanti anche 2-0 per Richard Gasquet contro João Sousa, il portoghese che su quella superficie comunque può sempre dire la sua. Gasquet vince 7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-3. Vittoria, come detto, al quinto set per Nick Kyrgios contro il britannico Jubb. Vince un po' a sorpresa il primo set Jubb 3-6, poi i successi nel secondo e nel terzo set per Nick Kyrgios 6-1-7-5, la vittoria al tiebreak nel quarto set per 7 punti a 3 per Jubb e poi 7-5 il set decisivo. Tutto facile per il Opelka al primo turno contro lo spagnolo Taberner 7-6, 6-4, 6-4. Vola al secondo turno anche lo slovacco Molkan, che batte Pablo Martinez in 4-7 con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-1. Affronterà Jannik Sinner domani al secondo turno Imer dopo la sospensione. Imer vince anche il terzo set contro Altamayer 7-5 e vola al secondo turno. Vediamo in grafica le eliminazioni, il ritiro, la partita rinviata tra Berrettini e Garin per quanto riguarda il primo turno per la positività al Covid di Matteo Berrettini 3-7-0, tutto facile per Alex De Minaur contro il boliviano Delien 6-1, 6-3, 7-5. La vittoria 3-7-0 per Brubski contro Kukushkin finisce 6-3, 6-2, 6-3. Eliminazione a sorpresa per Sam Querrey contro il lituano Berankis, finisce 6-4, 7-5, 6-3. Berankis, che sarà l'avversario di Rafael Nadal al secondo turno. Tutto facile anche per Harrison contro Clark, finisce 7-6, 6-1, 7-6. Andiamo avanti con i risultati di questo secondo giorno. Continuiamo con il successo di Bonzi contro Collar 6-3, 6-3, 6-1. La vittoria di Garin contro il fratello di Imer, ripescato questa mattina dopo la notizia che ha colpito Matteo Berrettini 6-3, 7-5, 6-4 per Christian Garin. 5-7 anche per Hugo Gaston, che batte l'australiano Poprin al quinto set 6-2, 4-6, 0-6, 7-6, 6-3 per Hugo Gaston. Prossimo avversario del nostro Lorenzo Sonego. Unica notizia positiva della giornata per il tennis azzurro. Continuiamo con il successo di Jack Sock contro lo spagnolo Zapata Miralles 7-6, 6-4, 6-4. Mackenzie McDonald vola al secondo turno battendo il portoghese Borges, colui che era rientrato nel tabellone principale dopo la positività invece di Marin Cilic. Cilic 6-4, 6-4, 7-6. Vince anche Giron contro Rune, la grande sorpresa al Roland Garros. Il tennista danese esce al primo turno invece a Wimbledon. Vola Giron al secondo turno vincendo 6-3, 7-5, 6-4. Vince anche Filip Krajinovic contro Lechka in 5-7, finisce 5-7, 6-4, 6-7, 7-6, 6-4, 5-7, maratona vincente per Lorenzo Sonego contro l'americano Kudla, 6-7, 6-3, 7-5, 4-6, 6-2, vince Draper, lo scorso anno uscì primo turno vincendo un set contro Novak Djokovic, vince quest'anno contro Banks, finisce 6-4, 6-4, 7-6. Vola al secondo turno, torna dopo 3 anni dell'ultima volta e vince, seppur soffrendo, dopo oltre 3 ore di grandissima battaglia agonistica, Rafael Nadal contro Francisco Cerundolo 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Grande rimonta per Nadal nel corso del quarto set dopo aver rischiato nel corso del primo set. Vince Jason Thompson contro Carbella Sabaigna, finisce 6-4, 6-1, 6-1. Esce, come detto, invece contro Maxim Cressy, 7 volley protagonista contro Felix Auger Aliaksim 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 per il tennista USA. Vince contro Feliciano Lopez Van de Zandschulp, tennista olandese, vince 6-2, 6-3, 6-3. Vince il tennista britannico Gray contro Zhang 6-3, 6-3, 7-6. Russovoi batte Nishioka 6-2, 6-2, 4-6, 6-4. Vince Dennis e Schwartzman contro Kozlov 6-3, 6-2, 6-2. Nakashima batte in 4-7 Kun al primo turno 6-3, 6-7, 6-3, 6-2.
vince. Vediamo un attimo dove siamo arrivati adesso con i risultati. Ok, siamo arrivati al dunque per quanto riguarda il tabellone maschile. Abbiamo detto la vittoria da parte, abbiamo raccontato la vittoria di Nakashima, parliamo della vittoria in 5-7 da parte di Shapovalov. Ok, ecco qui, Shapovalov che batte in 5-7 Rinderneck 6-1, 6-7, 6-7, 6-4, 6-1, quindi rimonta il tennista canadese. Brody batte Klay in 5-7, 4-6, 6-3, 7-5, 6-7, 6-3. Vittoria in 4-7 per Stefano Tsitsipas contro lo svizzero Richard, 6-7, 6-3-6 e 5-7, 6-4. Vola al secondo turno il colombiano Galan che batte Koffler in 3-7, 6-4, 7-5, 7-6, vince agevolmente Bautista Agut in 3-7, 6-1, 6-0, 6-3. Vince al secondo turno l'austriaco Novak che batte Bagnis in 4-7, 7-6, 2-6, 6-4, 6-3. Vince Kubler ed elimina quindi Daniel Evans al primo turno 6-1, 6-4, 6-3. Esce purtroppo Lorenzo Musetti con Taylor Fritz 6-4, 6-4, 6-3. Parliamo del tabellone femminile. I risultati che hanno infiammato questo day one, questo day two, per quanto riguarda per completare il primo turno. Partiamo dal successo 6-1, 6-4 di Maria Saccari, il successo in 3-7 per Atomova contro la Gavrilova, 7-5, 3-6, 7-5, vince Liskova contro Putintseva 6-3, 7-6, vince il 2-7 Ostapenko 6-4, 6-4, Golubic batte 2-7-0, Petrovic 6-4, 6-3, vince Harrison contro Russ 6-1, 6-4. Vols al secondo turno anche l'Ucraina Konju che batte Swan 4-6, 6-4, 6-4, vince Liu 7-5, 6-3 contro Partinaz Diaz, Janina Wildmaikera vince 6-4, 6-2 contro Zhu, Zeng batte Doi 6-4, 6-0, vince Buzarnes contro Shuk 6-4, 6-2, Krejcikova batte Zaneska 7-6, 6-3, Patinama batte Kartal 4-6, 3-6, 6-1, Davis vince 7-5 contro Bregel, soffre più del dovuto la finalista Roland Garros Corey Goff contro Gabriela Ruse 2-6, 6-3, 7-5, Wang elimina Bencic al primo turno con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-2. Arriviamo anche al dunque per quanto riguarda il tabellone femminile. Abbiamo parlato del successo della Wang contro la Bencic. Ok, ci siamo. Takeman. Ok. Perfetto. Takeman perde 2-7-0 contro Tomjanovic 6-2-6-3, vince Iga Świątek contro la croata Fett 6-0-6-3 e la tedesca Maria batte Sharma in 3-7 4-6-6-3-6-4, Badosa batte Chirico 6-2-6-1, Anisimova batte Wan 6-3-6-4, Flipperkens vince 7-5-6-2 contro l'australiana Furlis, Bogdan vince 6-2-6-2 contro Jastramenka, Watson batte 6-7, 7-5, 6-2 la Koptakac, Bar batte Parkett 6-2, 6-4, Alep elimina la Muchova nel big match di giornata 6-3, 6-2, esce purtroppo contro la due volte campionessa qui a Wimbledon Petra Kvitova, Yasmin Paolini 2-6, 6-4, 6-2, Sorribe Storm batte McHale 6-2, 6-1, esce purtroppo contro la French, contro la tennista polacca Camila Giorgi 7-6, 6-1, Ribachina vince 7-6, 7-5 contro Van de Venghe, Andreescu vince 6-1, 6-3 contro Begaz, Smiedova batte Peterson 7-5, 6-0-6, 6-3, esce Serena Williams dopo oltre 3 ore e 15 contro la francese Tan 7-5, 1-6, 7-6, 10-7 al Super Tiebreak,
e concludiamo con gli ultimi risultati che hanno infiammato la giornata con, adesso andiamo un attimo ancora un po' più giù, ok, e ci siamo. Gli ultimi risultati: esce di scena e Sloane Stephens contro Zheng 7-6, 7-5, Kuchova batte Pigossi 7-5, 6-0, Bulter batte Burrell 7-5, 6-3 e Martic batte Rogers 6-2, 7-6. Questi i risultati per quanto riguarda il Day 2, il secondo giorno dei Championship, il secondo giorno di Wimbledon. Per quanto riguarda, visto che comunque ci siamo già spinti oltre i 15 minuti di video per raccontare tutti i risultati, per spiegare in breve quello che è successo, una piccola visione delle partite che sicuramente saranno da non perdere per quanto riguarda il secondo turno nella sezione 5. Ovviamente perde il tabellone, perde purtroppo la presenza di Matteo Berrettini, da tenere d'occhio sicuramente Brubsky, da tenere d'occhio anche Dennis Schwartzman e anche i due beni di casa, Draper e Brody. Shapovalov, Nakashima, bellissima partita. Bautista Agut è un giocatore comunque che è riuscito a spingersi fino in semifinale qui a Wimbledon nel 2019, da non perdere ovviamente Krajinovic, finalista uscente ai Championship, al Queens contro Matteo Berrettini, contro Nick Kyrgios, e esame comunque complicato secondo me per Stefano Tsitsipas contro Jason Thompson. Sezione 7 e 8, la sezione di Rafael Nadal, che potrebbe affrontare Lorenzo Sonego, che avrà Hugo Gaston al secondo turno, da tenere d'occhio Mackenzie McDonald, da tenere d'occhio un possibile match tra Mackenzie McDonald e Van de Zandt al terzo turno. Il match che però sicuramente sarà da non perdere sarà quello tra Maxim Cressy e Jack Sock, il derby tutto USA, con Girone e Fritz che completano una sezione 7 del tabellone che vede sicuramente protagonista il tennis USA, e affascinante anche la sfida tra i due qualificati Novak e Kubler. Nel caso vincesse Sock contro Cressy, un qualificato volerebbe addirittura al quarto turno di Wimbledon. Invece contro il lituano Berankis, il secondo turno di Rafael Nadal, cui comunque si può già aspirare comunque ad andare fino in fondo in questa edizione dei Championship. Tabellone femminile per concludere questo riassunto del Day 2 per quanto riguarda la parte alta del tabellone, a differenza del tabellone femminile. Del tabellone maschile avrà la key loser Patina Kernove, Iga Świątek al secondo turno, possibile match comunque da commentare, quello contro Alizé Cornet al terzo turno, e possibile sfida affascinante contro Barbara Krejcová al quarto turno. Da completare la sezione 2 con Muguruza, che però sta perdendo clamorosamente contro Minen, primo set perso per la tennista spagnola 6-4, e attenzione alla sfida tra Bianca Vanessa Andreescu e la kazaka Rybakina già al secondo turno. Da completare quindi questa sezione 2 del tabellone. Sezione 4 invece quasi tutta già completata, c'è da completare il match tra Carolina Pliskova e l'altra ceca, il derby ceco contro la Martinkova, 7-6 primo set, 5-5 il secondo. Vedremo se ci sarà il tiebreak anche nel secondo set e se la ceca finalista lo scorso anno volerà al secondo turno. Era la sezione di tabellone che completava anche comunque Serena Williams, eliminata al primo turno, la 7 volte campionessa qui ai Championship. Corey Gauff contro Anis Imova dovrebbe essere il derby USA invece al terzo turno. Attenzione a Simone Halep, perché è riuscita comunque a vincere questo match davvero molto complicato contro Carolina Buciova. In questa terza parte del tabellone sicuramente la sfida tra Badosa e Kvitova potrebbe essere il big match del terzo turno. Tabellone che perde purtroppo invece la presenza di Camila Giorgi, che perde contro Margherita Fetch al primo turno e lascia così di stucco tutti quanti, perché lo sapevamo comunque, la tennista azzurra poteva essere una mina vagante di questi Championship, di questa
di questa edizione di Wimbledon, del terzo torneo del Grand Slam. Ragazzi, ci siamo, è terminato anche il secondo giorno ed è terminato anche il day 2, una giornata da dimenticare per il tennis azzurro, ma domani si continua a giocare, si continua a sognare in grande, speriamo nell'exploit di Jannik Sinner, speriamo che sia la volta buona per il tennista altoatesino, che possa comunque andare avanti e anche farsi sognare in grandi in questa edizione dei Championship. Sarà la giornata del rientro in campo anche di Novak Djokovic, uno tra il mondo, numero uno del tabellone, visto l'assenza di Medvedev e Zverev. Quindi ragazzi, l'appuntamento è a domani per commentare il secondo turno di Wimbledon, il secondo turno del terzo torneo del Grand Slam. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.